PD e Movimento 5 Stelle devono scegliere per le regionali. In Umbria un candidato per la loro lista civica. Il Movimento 5 Stelle ha dato due opzioni: la sindaca di Assisi, Stefania Proietti, e Katia Bastioli, elogiata in passato da Beppe Grillo, ma attaccata dai 5 Stelle per una supposta vicinanza ai Dem, visto la sua presenza alla Leopolda, lei manager presidente di Terna. Bastioli in una nota si dice onorata, ma ringrazia per le attestazioni di stima e fiducia accordate, ma vuole proseguire i suoi incarichi istituzionali e manageriali. I due nomi li deve valutare adesso il partito di Zingaretti e dovrà dare una risposta entro giovedì sera. Domani invece si vota sulla piattaforma Rousseau, la proposta di appoggiare un candidato civico lanciata da Luigi Di Maio nei giorni scorsi. Mentre oggi si scelgono i candidati regionali da parte degli elettori umbri. Ma qualcuno già parla che i Dem non sono contenti per la candidata Proietti, ma i 5 Stelle hanno intenzione di proseguire ugualmente nel percorso, con o senza l'appoggio del PD. Quindi il Movimento 5 Stelle, come è successo per il programma di governo, dice o si fa come diciamo noi o niente. Certo, non è il modo di affrontare una coalizione di governo o un'alleanza, nel senso che tra due alleati uno dei due dice o si fa come dico io o niente, non ha molto senso, anzi, probabilmente non ha nessun senso. Ma i 5 Stelle dicono: noi abbiamo individuato due profili di alto livello che rappresentano al meglio la società civile. Quindi dicono: i nostri candidati sono i migliori, o li appoggiate o fa niente, andiamo da soli. Che razza di alleanza è questa? Non è un'alleanza. E dicono: decideremo una delle due, anche se il PD non vuole, perché ci sarà le elezioni appunto su Rousseau che darà il responso di uno dei due candidati. Quindi se non vogliono fare il patto civico per l'Umbria, dicono fa niente, fanno sapere dai 5 Stelle che sono intervenuti nella questione. Mentre Andrea Liberti, consigliere umbro, che ha confermato i nomi del movimento, sia per il parlamentare Filippo Gallinella. Per il deputato umbro è Stefania Proietti, il nome che dovremmo sostenere con o senza il PD. Ovviamente, se questo modo di operare dovesse essere anche a livello statale, nelle regioni già il Movimento 5 Stelle non era per fare alleanze di governo, mentre il PD insisteva perché sanno che Salvini potrebbe prendere tutto, tutto. Quindi uniamoci perché dobbiamo sconfiggere il cattivone. Quindi il PD si vuole associare, il 5 Stelle hanno un po' storto il naso, poi hanno detto: vabbè, va bene, associamoci, però solo con liste civiche, ognuno con i suoi simboli. Però, se questo di dire si fa come diciamo noi o niente, come diceva Di Maio prima del definitivo inizio del governo, quando diceva i 20 punti sono imprescindibili, o si fa come diciamo noi o niente, se alla prima cosa che si devono mettere d'accordo nel governo, che sia la legge finanziaria o di bilancio, come vedete, e il 5 Stelle dice, i 5 Stelle dicono o si fa come diciamo niente o salta tutto, ma non vedo come possa un governo andare avanti tra due alleati, anche se i 5 Stelle hanno più seggi, più in Senato e in Parlamento, non si può dire all'altro o fai come dico io o salta tutto. Avete visto che non ha già funzionato con Salvini quando Salvini diceva o si fa come dico io o si va alle elezioni. Quindi è un po' dubbio questo modo di atteggiarsi, di comportarsi con l'alleato. Io so che l'alleato non vi piace, lo avete tirato su solo per andare, per continuare il governo, però avete voluto la bicicletta, adesso dovete pedalare. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.